Ciao, sono Marina Branduzze e oggi noi visitiamo una delle più montagnose isole delle Canarie, La Palma. Questa isola, che ha forma di cuore, si è formata 2 milioni di anni fa grazie a una potente eruzione vulcanica. Partendo da 4 km di profondità, questa eruzione è stata capace di creare l'isola con una montagna di 2500 metri. Una leggenda paesana racconta che un pastore era innamorato di una ragazza e voleva sposarla, ma lei non era molto convinta. Lei chiese a lui come prova d'amore di fare tre volteggi con il suo bastone sopra lo strapiombo. Lui girò due volte bene, ma la terza volta cadde e morì. Ragazze, non scherzate così con gli uomini. Lei visse tutta la vita da sola e non si sposò mai. A lui i compaesani dedicarono un monumento sul belvedere di San Bartolo. La Palma ha poche spiagge naturali e per questo l'agricoltura qui è più importante del turismo. Nell'isola Verde si producono grandi quantità di frutta e verdura, anche frutta esotica come papaya e coco, ma la produzione prevalente è la banana. Abbiamo visitato il piccolo paese di San Andres, dove le piantagioni di banane si estendono per chilometri dalle montagne fino al mare. Dicono che nell'isola spesso c'è nebbia, ma siamo stati fortunati e abbiamo potuto godere di una bellissima giornata di sole. Nel frattempo, la nostra guida ci raccontava che le banane canarine si chiamano platano, sono più piccole e più gustose delle solite banane. Grazie all'alto livello di zuccheri, il platano è più difficile da conservare e trasportare. E per velocizzare la maturazione, sopra le banane mettono delle buste di plastica. Abbiamo provato il platano e possiamo dire che è veramente buono. Grazie alla sua altezza, alla distanza dalle altre isole e al suo clima, sono stati costruiti diversi importanti osservatori e telescopi. Nostra Signora della Neve è la patrona dell'isola. La neve sulla montagna Rocky de las Muchachas, con un clima tropicale, è sempre un miracolo. Una volta ogni 5 anni, per celebrare la Vergine della Neve, organizzano una grande festa e portano la statua della Madonna fino alla capitale. Ne mangeranno qua per tutta la stagione, il resto lo lasciano per... Il 35% dell'area della Palma è coperta dalle foreste. Sopra le montagne è diffuso il pino canario, mentre nelle zone più umide, tra le grotte e la caldera, c'è la giungla vergine, buia e incantevole. L'UNESCO ha dichiarato l'isola come area protetta della biosfera. Ma si può godere della bellezza della foresta di Los Tilos percorrendo uno dei tanti sentieri escursionistici presenti. Il nostro ci ha portato alle cascate. Questo non è terremoto, è un gioco per turisti nel centro vulcanico di San Antonio. Questo vulcano
ha avuto un'eruzione nel 1677 e adesso è spento. Fa tanto piacere fare una passeggiata intorno all'enorme cratere, da dove si vede tutta la costa con bianchi rettangoli dove producono il sale, la città di Fuencaliente e un altro vulcano, il Tenegua, che è esploso nel 1971. È stato più o meno così. Per concludere, ci è piaciuta tanto questa isola verde. È molto adatta per il turismo attivo, all'aria pulita perché non ci sono industrie e a prezzi buoni grazie alla zona franca. Secondo me è un ottimo posto per vivere, solo se non avete paura dei vulcani. Ciao e alla prossima!